Ciao Vogue, io sono Loretta Grace e oggi vi svelerò i miei beauty secrets andando a realizzare un make-up evergreen perfetto per ogni occasione. Let's go! Prima di partire con il make-up, vado con la skincare. Ho già fatto la detersione e adesso vado con l'esfoliazione. Primo step. Perché lo vado a fare? Perché io ho la pelle con un po' di discrovie e quindi utilizzando un dischetto e andando a picchiettare sulle macchie, piano piano durante le settimane queste macchie si schiariranno e l'incarnato sarà più uniforme. Vado ad utilizzare un tonico, questo è ottimo per qualsiasi tipo di pelle. Andiamo con il siero, adesso vi svelo un trucchetto. Quando applichiamo il siero non bisognerebbe mai strofinare le mani, ma semplicemente picchiettare, perché sennò i principi attivi del siero vanno a finire sui palmi e poi sulla faccia non rimane niente. Non dimentichiamo il collo e voilà! A questo punto vado con il contorno occhi e vorrei sfatare un mito. Molto spesso si dice che le persone con la pelle scura non hanno le occhiaie. Non è vero! Tutte le persone hanno le occhiaie, semplicemente magari su pelle scura sono meno evidenti. Passiamo all'idratazione. Io adoro questa crema perché è in gel e negli anni ho scoperto che le consistenze delle creme vengono proprio sviluppate per le tipologie di pelle. E tutte queste cose io le ho scoperte grazie ai dermatologi su Instagram che fanno divulgazione, sensibilizzazione, ti insegnano anche come mischiare i prodotti, cosa non mischiare per evitare di irritare la pelle. E yes, look at my skin, look at my skin. SPF. Allora, una cosa che è importante capire è che non è che le persone nere non hanno bisogno della protezione solare, noi ne abbiamo bisogno perché il sole non fa discriminazione. L'applicazione della crema solare è importantissima, va applicata tutto l'anno, non solo d'estate, anche sulle orecchie andrebbe applicata per tutto. Do it. È giunto il momento di iniziare il make-up e parto dal fondotinta. Applico questo che molti anni fa non c'era tutta questa reperibilità di nuance. Quando andavo negli store di bellezza, chiedevo il fondotinta del mio colore di pelle e non c'era. E quando ero più piccolina, che ne so, si usciva il venerdì sera, eccetera, io a volte non uscivo di casa perché non avevo il fondotinta. Oggi, se ripenso a quei tempi e faccio il paragone con il progresso del mondo del beauty, cioè è bellissimo. E in più mi ricordo che da piccolina io pensavo di essere sbagliata. E poi invece, grazie anche ai social, ho scoperto che in realtà nel beauty non sei tu che devi adeguarti ai prodotti, sono loro che devono rispettare il tuo incarnato, valorizzarti. Dopo l'applicazione del fondotinta non può mai mancare il correttore. Utilizzo questo e solitamente io vado ad applicarlo in questo modo perché adesso vi svelo un trucchettino. Perché in questo modo lo sguardo risulta un pochino più liftato. No surgery here, Bubukiri. Io ho delle foto di quando ero piccola con il make-up perché c'è mia madre che mi truccava. Secondo me, tipo, magari quando lei si truccava mi agitavo e quindi per farmi stare tranquilla mi truccava e poi mi scattava le foto. Adesso lo andiamo a stemperare. Una volta che abbiamo valorizzato i punti luce, andiamo con le ombre del viso, le andiamo a valorizzare con lo step dello sculpting e andiamo con questo stick qua, che io adoro, adoro. Lo andiamo a scaldare prima sul palmo della mano. Questo è uno step molto importante perché se andiamo ad applicare direttamente lo stick, ci portiamo via tutto il fondotinta. Vabbè, io quando ho fretta faccio così, però adesso I want to look good, quindi I take my time. Lo sculpting è uno step che a me piace tanto perché mi ricorda quando mi truccavo in teatro, che è un mondo che richiede un make un pochino più accentuato rispetto a quello che stiamo facendo oggi. Per esempio, lo sculpting, per farlo vedere anche giù in platea, devi andarlo a stratificare molto di più rispetto a come sto facendo in questo momento. E niente, piano piano poi ho iniziato a cercare sui social, come poter valorizzare il mio viso, dove trovare i prodotti adatti al mio incarnato. E
E da lì poi ho sviluppato la passione per tutto il mondo delle youtuber, delle influencer, ho scoperto queste ragazze americane, francesi che si truccavano e quindi ho detto, ma secondo me io non sono l'unica che sta cercando questa cosa in Italia. E niente, da lì poi ho deciso di aprire il canale Grace on Your Dash, che significa Grace nei vostri schermi, e siamo arrivati qua. Bella questa cosa. Un trucchetto che mi ha insegnato un makeup artist è quello di andare a sfumare bene in questo modo tutto il viso, tutte le creme che abbiamo applicato, e questo step ti dà anche la possibilità di andare a prelevare il prodotto in eccesso che abbiamo applicato. A questo punto è giunto il momento di opacizzare il viso e vado ad utilizzare una cipria in polvere libera, e di questo esiste anche la versione travel. Ci sono due modalità: il primo è quello di utilizzare la stessa spugnetta bagnata così, e l'altro, che è un po' più pro, andiamo per prima cosa a prendere la cipria così piano piano. You tap it off. Ci assicuriamo prima che questa zona sia ben sfumata, perché sennò il correttore rimane nelle pieghette così. Questo è un po' più naturale, secondo me, più elegante come modalità. Poi, solo in quel momento, andiamo con questo pap. This is your best friend. Listen to me. Ascolta, ascolta, zia Lori. Allora, prendi il puff così e la cipria. Look at that. Look at that. Secondo me, questa modalità fa risultare il trucco un pochino più elegante, più naturale, più chic rispetto a questo che è un po' più strong, forte. Vi ricordate che questo è il vostro migliore amico? Perché il vostro migliore amico? Perché adesso noi ci andiamo a murare di cemento con questa cipria, perché se noi team pelle grassa non facciamo così, diventiamo una palla da discoteca dopo mezz'ora. Non ci dimentichiamo anche le sopracciglia. Sempre con il nostro migliore amico Puff, andiamo con una cipria compatta e andiamo ad opacizzare il collo. Step velocissimo, vado con il bronzer, questo è fantastico. Rinforzo la struttura che ho fatto con i prodotti in crema. Questo è il trucchetto che si usa quando si devono fare i red carpet. No documento in the house! È giunto uno dei miei momenti preferiti: applicazione del blush. Questo è un blush bellissimo perché scalda lo sguardo, ma è delicato, non è accentuato. Solitamente su pelle scura, quando cerchi negli store di blush, consigliano delle nuance un pochino più scure, dei malva, però a mio avviso, like, look at this, this is so cute, è come se stessi arrossendo. Lo sapevate che quando le persone scure arrossiscono non si vede? Siccome adesso siamo molto molto opachi sul viso, andiamo ad illuminarlo con questa palettina qui e vado a mischiare due colorazioni. Vado prima con... Dove sta il pennello? Dove sta il pennello? Non lo trovo! Eccolo qua. Allora, mischio questo con questo. It tap it off. Che situazione luminosa. In questo modo accechiamo gli haters con la nostra luce che vibra. Arco di Cupido, un po' sul nasino. E poi una cosa che mi piace fare tantissimo. Vado con un pennello a punta. Questo si chiama pencil brush. Andiamo qui sulla punta del mio nasino patatina. Brows in the house. Vado ad utilizzare questa matita. Questa è una micro brow pencil. Perché si chiama micro brow pencil? Perché ha proprio una micro mina. Prima di tutto andiamo a pettinare le nostre sopracciglia così. Adesso andiamo con la micro brow pencil e andiamo a costruire la struttura del sopracciglio e vado a ricreare il pelo naturale del sopracciglio. Adesso utilizzo una brow pen per andare a rafforzare quello che ho già costruito con la matita, così piano piano, con delicatezza, però non posso parlare io quando faccio questo step, se non sbaglio, ci vediamo dopo.
Ok, passiamo agli occhi. Andiamo con una matita molto morbida. Questa è ottima se siete di fretta, perché è molto morbida. Trust the process, don't judge. Vado con una palette con un colore di transizione. Per la pelle scura, la cosa migliore da fare è usare un colore di transizione caldo. E sfumate bene. Prendiamo questo colore qua e andiamo su tutta la palpebra. Poi prendiamo questo e sfumiamo. Adesso prendo un'altra matita morbida, questa volta nera. Aprite però. Ok? E andiamo solo sull'esterno, così. Poi, questo è uno step chiave, andate con un pennello di precisione e sfumate in questo modo. Questo look perché è un look evergreen? Perché questo è un make-up che puoi sfoggiare in tantissime occasioni. Puoi sfoggiare ad una festa di compleanno oppure a un aperitivo con gli amici, per un red carpet. Tra l'altro, questo è il look che ho fatto per il red carpet di Venezia di quest'anno, perché avevo fretta. Sono andata a vedere la premiazione, sapete che io sono anche attrice, quindi adoro quel periodo dell'anno. La passione per la recitazione è iniziata in realtà per i film della Disney. Mi piacevano quelle storie là e poi piano piano anche il doppiaggio mi piace tantissimo. Infatti prima o poi dovrò fare un corso di doppiaggio perché so fare un sacco di voci. Mascara time. Che cosa sarebbe il mondo senza un mascara? Nulla. E un'altra cosa che non bisognerebbe mai fare. Don't do this, don't do this, don't do it. Mentre aspetto che il mascara si asciughi, vado sulle labbra. Applico due matite, questa sul bordo delle labbra e poi sfumo quest'altra. Adesso vado ad applicare un rossetto cremosino. Avete visto che ho lasciato il centro vuoto? Perché? Perché adesso ne applichiamo un altro solo al centro. Se invece li vogliamo un pochino più glossy, lo possiamo fare senza esagerare. Quindi applico un lip gloss. XOXO. Loretta Grace. Adesso è giunto il momento di applicare delle ciglia finte. Il trucco per attaccarle bene è quello di aspettare che la colla diventi un po' appiccicosa, sticky. Solo in quel momento la puoi applicare. Se avete paura, basta che fate così. E dove sono le ciglia finte? Le vedi? Io non le vedo. Non so se lo sapete, ma questa qui è una parrucca. E in Italia il topic delle parrucche non è sdoganato, si associa sempre a qualcosa di negativo. Invece, secondo me, la parrucca è un accessorio bellissimo con cui si può giocare. Io la mattina mi posso svegliare bionda e la sera, all'aperitivo, sono mossa e scura. Si utilizzano anche come, per esempio, faceva Raffaella Carrà. Io adoro le wigs. Cosa pensate di questa wig? Chiudiamo il look con un po' di profumo. Ciao, io sono Loretta Grace e se volete vedere altri video di Vogue, cliccate qui.